Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». La terza domenica di Avvento è la domenica detta Gaudete, cioè una domenica di gioia con l'invito all'esultanza, facendoci pregustare già adesso, in questo tempo di attesa, la gioia del Natale. La preghiera al Signore affinché venga a salvarci sgorga anzitutto dalla certezza che Dio è Salvatore, che Egli ha già redento e salvato il mondo. Tuttavia questa salvezza attende ancora di essere portata a compimento. Il Vangelo ci presenta in due scene il dubbio di Giovanni sull'identità di Gesù e l'elogio che Gesù fa del Battista. Giovanni si trova in prigione e fa chiedere a Gesù se è lui quello che deve venire. Perché questo dubbio del Battista? Perché Giovanni Battista, in conformità alle profezie sul Messia, aveva annunziato un Salvatore forte, potente, col ventilabro in mano. Ora invece le opere che Gesù compie sono opere di mitezza, di salvezza. Invece di giudicare, Gesù ha compassione della folla, opera guarigioni, accoglie peccatori, parla con loro della misericordia del Padre. E ora nella mente di Giovanni si insinua il dubbio e l'incertezza. La fede, anche quella più forte, conosce l'ora dello smarrimento e della prova. Nella seconda parte del Vangelo Gesù tesse l'elogio del Battista: tra i nati di donna nessuno è più grande di lui. Il Battista ha preparato con la sua vita, con la sua predicazione, la strada al Signore. Egli è l'ultimo dei profeti, anzi più che un profeta. Tuttavia, e questo è molto consolante per noi, il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Gesù si riferisce qui ai suoi discepoli, a coloro che lo hanno seguito e quindi anche a noi oggi. Ringraziamo il Signore per tanta luce che ci ha donato con la sua parola. Egli ci riempie il cuore di gioia, di coraggio e di speranza per portare ai nostri fratelli, alle nostre sorelle che sempre hanno udito questo messaggio, quella bella notizia, questo messaggio consolante. Il Signore viene a salvarci e viene anche per te.